Completo, vediamo l'inclinazione. Qua mi scrocco sempre da sola io. Qua meno. No, sì, sì. Lascia. Ecco fatto. Eccola. Più qua o più qua? Più di qua. Oddio. Ok. Oddio. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buonasera a tutti, oggi sono qui con Simona che mi è venuta a trovare perché in seguito a un vecchio incidente in motorino ha riportato vari problemi alla cervicale che ancora insomma l'attanagliano, giusto? E sì. Si irradiano anche sulle spalle. Sì. Più o meno quanto tempo fa è stato l'incidente? Nel 2018. Ok, quindi 6 anni fa. Sì. È un po', po', eh? Sì. Però da là è come se non mi fossi mai ripresa, ma no, neanche è stata malissimo. Ok. Vabbè. Allora. Ah, lei mi ha confessato di avere un po' di paura degli scrocchi. Sì. Quindi. Io non ti scrocchio, se ti devo scrocchiare prima ti avviso, ok? Ok, okay. Perfetto. Vediamo qui come muovi. No, allora, il movimento a destra e a sinistra è completo. Vediamo l'inclinazione. Poi mi scrocco sempre da sola io. Ah, e allora di che hai paura? No, ho paura di scrocchi pesanti. Ah, ok. Io li sento, invece i miei sono più leggeri. Sono, perfetto. Piccoli. Soft. Lascia. Male qui? Sì. Infatti pensavo. Allora. Vediamo un po' alla palpazione che cosa troviamo. Fastidio qua, vero? Sì. Morbida. Tutto il lato destro della cervicale è bloccato. Ma proprio un'unica lastra. Ah, perfetto. Morbida. Qui un po' meglio, sebbene rintraccio dei... Ok. Perfetto, adesso testo un po' i riflessi e la distribuzione della pelle. Acoristia, cos'è? Con la mia migliore amica. Ah, ok, io ho eudaimonia. Basta resistessi, mi sembra. Eh? Che significa? Eudaimonia. Eudaimonia è il raggiungimento della felicità attraverso il compimento. Vabbè, poi. No, sì, sì, mi ricordo, sta del liceo classico. Ok, è un po' come un'evoluzione di ciò che diceva l'oracolo di Delfi, no? Conosci te stesso e sarai felice. Sì. Non me li far aprire? Ok. Non me li far aprire? Non me li far aprire? Brava. Non me li far aprire? Ho trovato qui, si apre. Su C7. Il mio numero, fortunato. Il 7? Sì. Stringi. Stringi. Con questo ci taglio la pizza. Infatti si sente che è pesante. Stringi. 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 Qui a C5. Ora facciamo, vediamo se riusciamo a fare anche 57 adjustment. Ok, vediamo. Ok, vieni a pancia in aria. Mi stendo? Sì, sì, sì. Vediamo chi li conta. Rilassata. Allora, tu sai qual è la gamba più corta? Mi sembra questa che è più corta. Questa. Ok. Scura. Infatti, che... credo che avrai un po' di tensione qua quando premo, vero? Mm-mm. Di qua di meno. Beh. Però se vengo sull'esterno dovrebbe essere un po' più qua e qua di meno. Sì. Ti torna? Sì. Ok. Sul bacino qua un po'. Poi un po' qua, qua meno. Ok. Abbiamo trovato di nuovo 57, no? No. Qua no. Ancora no. Questi sono tranquilli, no? Ok. Testiamo un po'. Dritti i gomiti. Tenendoli dritti, spingili insieme, vai. Forte, forte, forte. Ok, gira la testa di qua. Spingi.
spingi, non ce la fai, vai, no, gira la testa bene, spingi, niente, gira di qua, spingi, neanche di qua. Lo sai perché? Perché? Sono quei due blocchi cervicali. Ah sì? Li tolgo subito, ok? Quindi mo sento lo... Sentirei un po' di crack, sì, però ti guido attraverso l'adjustment, ok? Non faccio tra, così. Ok. Allora, abbiamo trovato C5 qua, eccolo. Allora, spostiamo così. Io faccio poco più di questo, mi è concesso? Ok. Ah. Ha fatto male? No. Hai visto? E poi abbiamo... qua, rilassata, C7 lo faccio dopo, a pancia sotto. Adesso faccio questo più su, rilassata, lascia, ecco qua. Batti le gambe? Ok, sei ancora viva. Sì. Bene. Ok, hai fatto male? Un po'. No. Dove, al piede o all'anca? No, qua zero, zero dolore. No, che posto. Rilassata. Lascia. Croccante? Morbida. Senti, un'orchestra. Lascia. No. Va bene, mano qua. Questa? No. Un po' più dentro. Perfetto. Qua. Rilassata. Lascia morbida. Ecco fatto. Aspetta. Partiamo da... Ne avevi i blocchi, eh? Quella schiena è tutta incavallata. Ora ci arrivo. Mano qua. Yes. Morbida. Lascia. Eccola là. Ok, spingi su questa gamba col ginocchio esteso, vai, forte, no, morbida, così. Ah, ok. Di qua. Ok, i muscoli ancora sono rimasti un po' disfunzionali. Ok, senti qua, fa un po' male? Sì. Questi sono gli scaleni. Lo so, piano, e poi facciamo tre piccoli flick della testa. Sternocleido. Tre piccoli. Già me ne rompono parecchio. Perché? Bravissima. Pancia sotto. Guarda, testa nel buco. Giù. Perfetto. Sta rilassata. Allora, ti passo un massaggiatore. La cosa buona è che tu molto probabilmente non dormirai a pancia sotto, vero? No, però non soffro tanto a pancia sotto. Cioè, nel senso, il dottore che mi operò mi disse tu ora per un po' di tempo non riuscirai a dormire a pancia sotto. Ok. Infatti mi faceva male quando si passava quel coso. Più qua o più qua? Più di qua. Allora, vieni appoggiata sul fianco destro, girata verso la tua amica. Che ti chiami? Nunzia. Girata verso Nunzia. Ok. Mano sulla spalla, questa sopra. Rilassata. Oddio. Ok, bastato solo appoggiarsi, eh. Andiamo di là. Mi devo girare? Yes. La chiropratica è delicatissima. Infatti. Fatta bene, quella fatta bene. Vabbè, ora ho preso coraggio, quindi verrò sempre. Hai visto che non c'è pericolo? No, mia mamma diceva no. E poi mi porterai pure mamma. Sì. Cioè, non necessariamente in visita, però la porti con te così vede che non c'è pericolo. Sì, ma no, pure a mamma in visita proprio. Ma pure in visita, va bene. Morbida. Ok. Vieni seduta, girata verso Nunzia.
Non vedi. Allora, questa mano qua dietro, rilassata, muovo io il braccio, lascia. Ok, l'altra, rilassata. No, che a posto. Allora, in piedi, sempre verso Nunzia, con le mani così. Ti chiedo di spingere leggermente indietro il gomito contro il mio. Tira un colpo secco, veloce. Più veloce? Ok, va bene così. Dammi l'altro. Spingi indietro, veloce. Eccolo qua. Riproviamo quello? No. Spingi indietro, veloce. No, questo non va. Girata di schiena. Provo ad allungarti un po' qui, ok? Okay. Mani qua dietro. Ok. Chiudi i gomiti e tieni stretti. Strettissimi, testa giù, io ti tiro. Strettissimi. Non camminare, ti tengo. Okay. Eccolo là, sentito? Sì, bellissimo. Ok, aspetta, mi è rimasto. Un capello. Sì, no, una ciocca proprio. Ah, una ciocca. Cammina un po' e mi dici come ti senti, per favore. Sento benissimo. Meglio di prima? Sì. Collo? Benissimo. Ok. Bene, io direi per oggi ci fermiamo qua. Che stavo troppo... Ci siamo conosciuti, abbiamo visto com'è andata, abbiamo visto che... Già mi sento benissimo. Ok, quindi ci rivedremo perché... Per forza. Va bene. Hai domande? No. Tutto chiaro? Tutto chiarissimo. Perfetto. Perfetto, è stato un piacere. Piacere mio.